Choppy, aprimi la porta, per favore. Choppy, il dottore non ha tempo da perdere. Choppy, apri la porta, per favore. Guarda che la sfondo, sai. Mi scusi, ora ci penso io, lasci fare a me. Su, da bravo, apri. Choppy, l'iniezione ti guarirà in fretta, così giocheremo. Hai mai provato le iniezioni tu? Fanno male. Certo che le ho provate. Davvero? Anche noi balene abbiamo i dottori. E quando abbiamo il raffreddore ci facciamo curare senza discutere. Ma no, non voglio fare l'iniezione. Giuseppina, tienili lontano da me. E va bene. Lo dirò a tuo padre. Ti prego, ascoltami un po'. Choppy, sei il solito fifone. Ma cosa sta succedendo? Tutti i bambini hanno paura delle iniezioni, lascia provare a me. È davvero molto strano. Nessuno sa come abbia fatto la nonna ad aprire la porta. Nemmeno Giuseppina riesce a spiegarselo. Ma come ha fatto? Come va, Choppy? Stammi lontana, nonna, vai via! Vai via, ho detto! Ma che cosa gli prende? E pensare che ero venuta per raccontarti una storia. Una storia di balene? Dai, dai, racconta allora, nonna, racconta. Niente da fare, se la mamma incomincia a raccontargli una storia non la finisce più. Non potrebbe tornare più tardi. Ma certo, signora. Cinzia, accompagna il dottore. Rosy! Ma è anche la mia stanza. Ti darò una fetta di torta. Evviva! Eh sì, la nonna le sa davvero raccontare le favole. La storia del profeta Giona che si recò dentro una balena alla città di Ninive. La storia della balena di Manzanares. La storia della balena di Pinocchio. La storia della balena di Bartolossi. La storia della balena Willy che sapeva cantare. Le sue storielle sono sempre nuove, fantastiche. E oggi, che cosa sta raccontando a Choppy? La storia del favoloso viaggio di Sinbad il marinaio. Dei suoi uomini approdarono un giorno ad una bellissima isola che in verità era, pensate, una enorme balena. Ignari del fatto, e si accesero un fuoco per cuocere la cena, e così la balena, sentendosi bruciare il groppone, li scaraventò tutti in acqua. Ehi, Giuseppina! E poi cosa è successo, nonna? Per fortuna Sinbad riuscì a salvarsi aggrappandosi a una botte. Smettila, lo farai annegare. Scusami, Choppy, ma quando vedo il mare non ragiono più. Fai attenzione. Choppy, hai detto qualcosa. È stata meravigliosa la tua storia, nonna. Davvero fantastica. Ti è piaciuta davvero? Era la miglior storia di balene mai sentita, credimi. Ti piacciono veramente tanto le balene, vero, Choppy? Sì, nonna, tanto, tanto. Sai che ho una balena anch'io? Oh! Ma tu non puoi vederla. Lo so, sono troppo grande. Troppo per vedere balene. Mm.
Sai, qualche volta mi piacerebbe tornare bambina. E poi che faresti? Potrei vedere una balena anch'io. E che cosa le chiederesti? Le chiederei di aiutarti a guarire e a proteggerti. Vuoi che glielo chieda io, nonna? No, tu devi rimanere a letto. Sogni d'oro, piccolo mio. Nonna, mille grazie per la bella storiella. Di niente, e saluta tanto la tua balena da parte mia. Choppy, Choppy, anch'io voglio salutare la tua nonna. Oh, che peccato, si è già addormentato. Sta Choppy, mamma. Molto bene, ora sta dormendo. Si rimetterà presto, vedrai. Mi tranquillizzi più del miglior dottore di tutta la Spagna. So alcune cose perché sono vecchia e ho molta esperienza. D'altra parte mi rincresce anche un po'. Perché? Perché non vedo più le balene, nemmeno una. Le balene? Ma cosa dici, mamma? Mamma, ti senti bene? I tuoi occhi sono un po' lucidi. Hai la febbre anche tu, forse? Non preoccuparti, cara, io sto bene. Domando se Choppy stia bene. Oh, in questo momento ho un grosso incubo. Mi spiace di non poterla aiutare, perbacco. Io ho un'idea. Che cos'è questo suono? Viene dalla profondità del suo petto. Deve essere il suo cuore. Vediamo. Caro Sinbad. Ciao, Giuseppina. Ah, ma tu sei Choppy. No, sono Sinbad. Ma scherzi, tu sei Choppy. No, scherzo, sono Sinbad. Sinbad. Allora come mai conosci il mio nome? Eh già, tu sei proprio Choppy. No, sono Sinbad. Sono Sinbad, il grande marinaio Sinbad. Un momento, Choppy, è pericoloso, non di là!
Sinbad. Grazie, Giuseppina. Che mare strano. Quante cose strane dappertutto. Oh. Diventa buio, ma non è un mare, è un fiume. La corrente si fa più rapida, Sinbad. Che cos'è questo rumore? Una cascata, una cascata! Sinbad! Dorme bene. Su, apri bene la bocca. È la nonna. Allora, tu sei Choppy, come ho già detto prima, no? Forse è vero. Forse sono anche Choppy. Choppy deve avere sete. Gli do un po' d'acqua. Che fredda! Ah, adesso ho capito. Siamo nello stomaco. Allora chi sono? Choppy non può essere qui e nel proprio stomaco contemporaneamente. Allora devi essere sicuramente Sinbad il marinaio. Ecco, capisci adesso? Choppy è Sinbad. Ah, ho capito. Allora sono proprio Sinbad. Sì, devi essere Sinbad. Attento, potremmo essere digeriti. Sinbad, tienimi forte. Giuseppina, il succo gastrico sta aumentando. Andiamocene in fretta di là. Posto strano. Un po' più stretto. E infatti. Giuseppina! Aiuto, Giuseppina!
e Giuseppina. Questi sono batteri del raffreddore. Stiamo attenti, Sinbad, superiamoli. Va bene, insieme siamo due volte più forti. Non ho paura, andiamo! Fermatevi, batteri! Avanti, codardi, fatevi sotto! Ancora notte. Oh, è stato proprio tutto un sogno. Ma sono sicuro che ho avuto una battaglia coi batteri del raffreddore. Sì! Giuseppina, ma che cos'hai? Sei sudata, non avrei preso il raffreddore. Forse sì, Gioppi. Sì! Io mi sento molto bene. Non ho febbre, sono riposato, mi sono ripreso. Giuseppina, mi sono ripreso. Allora auguri, Gioppi. Sì! Ah, adesso capisco perché ho potuto guarire. Perché? Sì! È chiaro, perché mi hai aiutato a combattere i batteri. Non è stato solo un sogno. Ma dai, Gioppi, nessuno ci crederà, nemmeno la nonna. Forse ho preso il raffreddore da Gioppi. Nonna, la mia balena mi ha aiutato a guarire. Sta buono. Che cosa succede? La nonna ha preso il raffreddore. È a letto. Eh? E non devi assolutamente vederla. Mi hanno detto di non lasciarti andare da lei. Sono molto preoccupato per la nonna. Ma dai, Gioppi. Non è nulla, Gioppi. La nonna ha solo preso il raffreddore perché ha sognato di te. Non ha niente di grave. Allora anche lei mi ha aiutato. Eh sì. Pensi che faranno molte iniezioni alla nonna, Giuseppina? Beh, vedi, Gioppi, quando si è giovani si può guarire anche senza medicine. Ma quando si è vecchi bisogna curarsi, se no le cose possono mettersi male. Giuseppina, posso fare qualcosa? Vuoi che chiami il dottore? No, non preoccuparti, anch'io sono giovane, mi riprenderò da sola. E a dire il vero, non mi piacciono affatto le iniezioni. Allora pregherò per te e per la nonna. Gioppi pregò a lungo per la nonna e per Giuseppina. Egli chiese al Signore di farle guarire in fretta. A Gioppi piacevano molto le favole sulle balene e certo non voleva perdersi una bella avventura come questa.